Eravamo indecisi se occuparci di questo problema, perché è un problema che forse non compete a noi, è un problema molto scottante. Però ci ha scritto una ragazza, una lavoratrice, che ha chiesto di venire qui al Gnoc Calcio Show per esporre il suo problema. Lei si chiama Sharon Battistone. Buonasera Sharon, ciao. Buonasera, buonasera. Allora, qual è il suo problema, Sharon? Vede, qualche settimana fa sono stata contattata dalla Roma, nella persona del dottore Bruno Conti, e io dovrei fare uno spogliarello per festeggiare lo scudetto. E ho firmato il contratto. E come si fa adesso? Lo scudetto non l'ha vinto la Roma, l'ha vinto l'Inter. Appunto, e questo è il problema. Io sono andato dalle CGL, delle spogliarelliste. CGL e spogliarelliste, sì, sì, un sindacato che conosco bene. Sì. E loro mi hanno detto, che... Non può farlo. Ci sono delle ragioni, ha delle ragioni. Comunque ci sono... C'è un'inadempienza, forse contrattuale. Cioè, cosa le ha detto, allora, CGL e spogliarelliste? Non si è emozionato, capisco che è un grosso problema. CGL... Mi hanno detto che, guarda, ai fini contrattuale... la Roma è inadempiente. Inadempiente, quindi sì. Dovrebbero... ma scusi adesso... Sì, e quelli della Roma non vogliono sentire ragione. Ma cioè, però scusi, come fanno a non hanno vinto lo scudetto? Non è che non hanno tutti i torti. Loro hanno perso lo scudetto, scusi, E lo so, ma io devo fare lo spettacolo per forza, perché secondo il codice professionale... Io devo fare lo spettacolo delle spogliarelliste. Guarda, io le posso dire questo. Noi normalmente, come Gnoc Calcio Show, siamo un programma per famiglie, non facciamo questo tipo di cose. Però, guarda, visto che è l'ultima puntata, ci sentiamo di buon cuore. Ecco, io, guarda, ci vuole fare qui lo spogliarello a Gnoc Calcio Show. Io, sinceramente, fatto, possiamo fare uno spogliarello a Gnoc Calcio Show? Aspetta che ci penso un attimo, sì. Gene. Sì, possiamo. Davvero? Sì. Saresti molto gentile. Guarda, quando si tratta di aiutare un lavoratore, soprattutto di CGL spogliareliste, noi siamo sempre in prima linea, sinceramente. Quindi, lei vada pure. Perché? Gene, scusa, sì, il ministro del lavoro, Sacconi, sì, ha detto che il premier Silvio Berlusconi in persona si vuole fare carico di questo problema. Ma io lo sapevo, io l'ho sempre detto, quell'uomo lì non sarà tanto alto, ma ha un cuore grande così, veramente. Quindi? Dice che Sharon può presentarsi personalmente a Palazzo Grazioli, anche in questo momento, sì, per fare lì lo spogliarello. Ma guardi che fortuna l'abbiamo portata, guardi che fortuna l'abbiamo portato noi. Lei può andare a Palazzo Grazioli e fare lo spogliarello lì. Io la ringrazio e vede che il mio calcio show l'ha portato fortuna. Guardi. Scusate, ma c'è un'incombenza pubblicitaria, credo, no? È la puntata senza sponsor. Il nostro sponsor, Gene. Per forza, scusa.